Grazie a te anche oggi siamo insieme, grazie, siano rese al Signore. Grazie, grazie, grazie a Dio. Dio è grande, lo vogliamo benedire veramente con tutto il cuore. E gra grazie a Dio per tutto, per tutte le possibilità che ci dà. Ringrazio Dio e ringrazio anche voi per come ci state aiutando in questo momento particolare. Grazie, siano rese a Dio. Ieri ho ricevuto un messaggino da una sorella che voleva sapere se era arrivata la sua offerta. Sono andato in amministrazione, ho chiesto di quella sorella e così siamo andati nell'archivio e abbiamo notato che questa sorella manda sempre 5 euro al mese. Bellissimo, ma sai questa volta, vista la necessità, quando ha mandato 50 euro dieci volte tanto e proprio come Gesù guardava la, la vedova nel dire che quella aveva fatto ciò che era fuori dal normale e questa è una dimostrazione di come Dio ci incoraggia nel portare avanti l'opera sua e mi sono meravigliato perché nell'archivio vedevo 5, 5, 5 ogni mese questa volta 50, vuol dire che il Signore veramente ci incoraggia. Non è il valore in sé, ma è come Dio predispone i cuori verso la Sua opera, per portare avanti l'opera Sua. Perciò io ringrazio Dio che sempre ci incoraggia, e ringrazio anche voi come ci sostenete nella preghiera ed anche in momenti particolari. Grazie, grazie, grazie. Dio vi benedica uno per uno, perché ciò che facciamo per l'avanzamento dell'opera del Signore, il Signore ha un libro per ciascuno di noi. A Dio sia la gloria di come ci sa incoraggiare. Non ci fermiamo di servire il Signore, nonostante alcune difficoltà vi posso dire che sosteniamo ancora settimanalmente quelle due missioni nel Pakistan per quanto riguarda la fame. Siamo arrivati all'ultimo momento, ma tra qualche ora faremo un altro bonifico ad ogni, ogni eh, missione, per non fermarci, perché lì si tratta proprio di avere fame, di non poter mangiare. Non so se hai seguito il telegiornale un po' di giorni fa. Tanto che c'era la cavalca delle persone quando è arrivata, non è la nostra missione, ma quando è arrivato del cibo hanno tritato, messo sotto i piedi 12 morti perché non sanno cosa devono mangiare. Mi diceva il fratello 4-5 giorni fa, se possibile prima di Pasqua perché mi chiamano dove siamo stati e desiderano qualcosa. Oggi il Signore ci ha dato grazia di fare un altro bonifico a queste due missioni. Grazie a Dio perché Dio non ci fa mai scoraggiare. Perseveriamo nel servire il Signore perché Dio è grande e grazie, grazie a ciascuno di voi. Dio ti benedica per quello che puoi fare e ti voglio dire, Dio ti benedica anche se non puoi fare niente perché noi non misuriamo l'opera del Signore sul valore finanziario, ma sul valore spirituale, di affetto e di amore che abbiamo gli uni per gli altri. Noi dal canto nostro verso di voi e voi e tu verso di noi. Grazie siano resi a Dio. Che fin qui possiamo dire come Samuele, il Signore, ci ha soccorsi e siamo ancora qui. Grazie, grazie, grazie Signore e grazie a te. Preghiamo il Signore che ci parli ancora in questo giorno. Mettiamoci insieme. Mettiti insieme con me, sorella, fratello. Andiamo al Signore e insieme. Signore, veniamo a te perché abbiamo motivi validi per poterti ringraziare per quello che tu sei, per quello che tu fai, di come ci porti avanti e di come tu operi attraverso la tua parola in tutte le direzioni, perché le testimonianze ci incoraggiano nel proseguire ed allargare il raggio fino all'estremità della terra, perché dove arriva la tua parola è sempre accompagnata da segni particolari, prodigi, miracoli, salvezza, guarigione, liberazione, battesimi di Spirito Santo e risposte ai bisogni del cuore e delle nostre famiglie. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Oggi vogliamo guardare qualcosa di molto importante perché viviamo in un mondo di confusione politica e religiosa. Molti confondono il cristianesimo come una religione tra le tante religioni? No, sia chiaro questo, non è così. Il regno di Dio è una nuova creazione. Quando si tratta del cristianesimo, è una nuova creazione per un altro regno che è il regno dei cieli. Sia chiaro questo, gli scienziati si sforzano di sapere se c'è vita in altri pianeti o in altri... Noi abbiamo una testimonianza potente nella parola del Signore. Sappiamo che c'è un altro regno ed è il regno di Dio, che a breve sarà manifestato nei quali ci saremo noi, che ci saranno nuovi cieli. E nuova terra poi tutto il resto che succede intorno a noi ora questo è il messaggio del vangelo gesù ha iniziato proprio a fare questo quando è venuto è venuto per questo se leggiamo in marco capitolo 1 verso 1 dice Leggiamolo insieme. Dice così: Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Punto. Gesù, che comincia la sua opera missionaria, nel capitolo 1, verso 14 e 15, dice: Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: Il tempo è. È compiuto il regno di Dio, è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Se tu pensi che il cristianesimo è un'altra religione, ti sbagli, non è un'altra religione, è una nuova creazione. Ed ora lo guardiamo insieme. Metti un po' di attenzione perché è importante che tu sappia che parliamo di un altro regno. Leggiamo insieme l'inizio della creazione con degli accostamenti profetici nella parola del Signore che ci parlano con molta chiarezza. La Bibbia è meravigliosa. Leggiamo in Genesi capitolo 1 verso 2. La terra era senza forma. E vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. La terra era senza forma e, e disabitata: senza il sole, senza la luna, senza luce, era un caos totale. Buio assoluto, le tenebre più fitte immagina senza, senza il sole e senza la luce. Più dense di così le tenebre non ci possono essere. Lo Spirito di Dio aleggiava. Non fu solo lo Spirito Santo a ristrutturarla e a ricrearla, ma... Gesù era presente. Noi ci siamo fatti un'immagine di Gesù come il piccolo pellegrino che girava per le strade della Galilea. Ma non è così. Gesù Cristo, prima dell'Incarnazione, era, è stato ed è Dio. In Colossesi capitolo 1 verso 16 ci dice che lui era partecipe a questo fenomeno creativo, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Gloria sia resa a Dio. Noi dobbiamo allargare, con l'aiuto dello Spirito Santo, allargare la visione di chi è Gesù. Nel capitolo 1, verso 2 dell'epistola agli ebrei ci dà un'altra dichiarazione con certezza. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che Egli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale ha pure creato i mondi. Ora, ti è chiaro? Gesù nel dire nella Genesi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, in questo consiglio Gesù era presente. Lo Spirito Santo che operava nella vita di Giuseppe, come testimonia Faraone, in Genesi 41-38, il Faraone disse ai suoi servitori, potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo Spirito di Dio? Ora guardiamo questi due paralleli. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla terra che era senza forme, vuota, buia e scuro. Ora troviamo lo stesso Spirito di Dio in una persona. Inconsciamente. Faraone stava profetizzando nel dire che lo Spirito di Dio che aveva ristrutturato il mondo nella creazione, stava dicendo che lo stesso Spirito di Dio ristruttura la nostra vita e ci porta ad essere contenitori di quello Spirito che trasforma la nostra vita. Dal com'era la terra buia, senza forme, vuota. E era un caos così era la nostra vita prima che Cristo avesse iniziato l'opera di ristrutturazione attraverso lo spirito creativo che opera nella nostra vita inconsciamente Faraone stava profetizzando come nel caso di Gesù quando è che venne in terra in Giovanni capitolo 11 dal verso 49 al verso 52 c'era il sommo sacerdote Caiaffa che era sommo sacerdote di quell'anno disse loro voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione Ora egli non disse di, questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Shakarmas. Per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Ora Dispersi dove? Dispersi nel caos di questo mondo per formare un popolo all'ode e gloria di Dio. Un popolo nuovo. Il diavolo cerca di copiare, sta facendo dei mostri artificialmente, cerca di cambiare il DNA. Questi mostri che vediamo ogni tanto che dicono che vengono dall'aldilà, eh, dall non è vero perché sono figli di laboratori e poi ogni tanto come se, come se venissero, perché ci sono alcune cose illegali, li tengono nascosti, come quelli che tengono dei serpenti in casa o qualche leone, qualche orso. La nuova creazione di Cristo non ci fa diventare Figli di scimmia come vogliono cercare gli scienziati ci fanno diventare figli di Dio. Perché Cristo è l'anello di congiunzione che gli scienziati cercano per farci diventare figli di scimmia. E Dio ha mandato il suo figlio per creare un anello di congiunzione che da figli, figlio dell'uomo diventiamo figli di Dio. Perché Cristo da figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo per innestare nella nostra vita la vita dello Spirito di Dio. Gloria sia resa a Dio. Il cristianesimo non è una religione come le altre. Cristo è venuto per portare una nuova vita, una nuova creazione. Per riunire in uno i figli di Dio dispersi nel caos, nel caos di questo mondo e farne uno, cioè... Un, cioè, un popolo che adora, serve, cammina e serve Dio. In Primo Pietro capitolo 2 verso 9 dice: Che cosa siamo noi credenti in Cristo? Ma voi siete una stirpe eletta. Un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato attraverso la morte di Cristo. Ci ha comprati perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, come era il mondo, così era la nostra vita, tenebrosa senza la luce di Cristo, alla sua luce meravigliosa. Che Cristo ha acquistato che prima. Non eravamo, nel verso 10, dice come siamo stati acquistati. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Che Cristo ha acquistato, che prima non eravamo, come profetizzato. Quando Gesù è venuto c'erano delle profezie. In Matteo capitolo 2 verso 6 dice che Gesù dove doveva nascere e cosa doveva fare. E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che passerà il mio popolo Israele vuol dire popolo di Dio. Pascherà, bellissimo, pascherà, enfatizza, cioè dice, un atteggiamento di tenera cura verso ciascuno di noi. E ci sono tante immagini che ci riportano a questa cura speciale, come il pastore che si mette l'agnello sulle spalle come il pastore che lascia le 99 e va a cercare la pecora smarrita che cerca ognuno di noi, come il nostro buon pastore che c'è nel Salmo 23, come il pastore che dà la sua vita per le pecore, insomma, tutta questa tenerezza è nella persona di Cristo. Rileggiamolo un'altra volta. perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo. Gesù, le parole mancano. Io ho cercato parole per descrivere come Gesù è, ma realmente nella Bibbia ce ne sono così tante. Però per semplificare il tutto, nella persona di Gesù troviamo... Due forze potenti. Una viene dichiarato l'agnello e l'altra viene dichiarato il leone della tribù di Giuda. Che contrasto, c'è un paradosso che non finisce mai, perché noi non riusciamo a descrivere con parole umane la persona di Gesù nella sua grandezza, nella sua umiltà, nel suo potere come nostro Dio e Salvatore. Signore grazie. Il tutto è fondato su di lui. Gesù l'agnello, Gesù il leone e con la sua morte, nel capitolo 11 come abbiamo letto di Giovanni verso 52, con la sua morte, come Caiaffa stava profetizzando, leggiamolo un'altra volta. Giovanni 11, 52. Ora egli non dice questo di suo, 52, ma siccome era sommo sacerdote, va bene, va bene, finiamo quello così resta più chiaro in mente, 51. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote, in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, per fare cosa? E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. In virtù della sua morte e risurrezione, ha fatto un unico grece che è la Chiesa. Signore grazie. Ha unito tutti gli esseri del mondo che credono in Lui, camminano con Lui, sono chiamati da Lui per essere un nuovo popolo. Tutte queste religioni che sono uscite, tutte queste denominazioni non hanno nulla a che vedere con la persona di Cristo. Chi dice se vai nella sua chiesa sei salvato, chi dice se fai come dice lui, togliamo di mezzo tutta questa confusione. Andiamo al pilastro principale che sostiene tutta la chiesa. La formazione della chiesa viene spiegata in parte nell'epistola agli Efesini nel capitolo 2, dal verso 11 al verso 18. Guardiamo questo popolo che si raccoglie intorno a Cristo. Come dei due popoli diventa un solo popolo. Adesso ci sono migliaia di denominazioni e religioni, ma quando la Bibbia veniva scritta c'erano solo due categorie, credenti e non credenti, popolo di Dio e paganesimo. Leggiamo insieme questi sette versi. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che ci, si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza. E senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Lo spirito S maiuscola, siamo uniti, nello spirito. La nuova creazione che parliamo è spirituale. Come Gesù, siamo stati scelti da Gesù, chiamati da Gesù per seguire Gesù. Dei due popoli ne ha fatto uno, perciò vuol dire che il messaggio di Cristo è globale ed eterno, prende le persone dall'inizio della creazione, da Adamo in poi, fino all'ultimo che verrà, e fa questa netta selezione di nati di nuovo e non nati di nuovo. Chi è nato due volte muore una volta, chi è nato una volta che non è rinato di nuovo, muore due volte, fisicamente e spiritualmente. Questi sono i concetti della parola di Dio. Questi, questi voglio dire, mi ci includo perché sono nato di nuovo. Se sei nata di nuovo, se sei nato di nuovo, è una scelta divina. C'è stato un momento, come per incanto, che il Signore ha parlato al tuo cuore, il tuo cuore si è aperto, hai risposto positivamente. È facile che. Eri anche incosciente di che stavi facendo, però il Signore ti ha salvato. Un poco come successe quando mi fidanzai con mia moglie. Lo dissi al pastore una settimana prima. <ride> e lei, per tutta la settimana, diceva: Gli dirò di no, gli dirò di no, gli dirò di no. Quando andai il mercoledì per chiedere che cosa aveva pensato, me lo ripete sempre. Aveva pensato fino a quel momento? Devo dire di no perché la mamma c'era una parente che aveva avuto delle difficoltà, pensava che era la stessa cosa, ma cosa successe? Che quando è che andai? Mia moglie che aspettava, era, ci do, dovevo ricevere la risposta, pensava no, 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 quando andai mi disse sì. <ride> E me lo dice spesso, però dopo ha scoperto che lei era e io ero per lei il marito giusto e la moglie giusta. Perché Dio opera in un modo straordinario. Pare che noi abbiamo risposto quando evangelizziamo, diciamo che abbiamo una responsabilità ed è vera perché noi abbiamo la, la libertà di decidere sì o no. La responsabilità ce l'abbiamo, ma comunque dobbiamo ammettere che è Dio sovrano che crea le circostanze. Anche questa, mentre sei con me, è una circostanza voluta da Dio, perché Dio ha chiamato me per prepararmi da una parte e ha chiamato te che ora siamo insieme per comprendere alcune cose che nessuno può dare la risposta se non tu. E nessuno può dare la risposta se non io per me e tu per te. La realtà dei fatti è che Gesù ci ha scelti. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 15 verso 16. Questa è la Chiesa. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo dia questa è la verità perciò non ci possiamo vantare di nulla possiamo dire ah io sono stato a volte sentiamo delle testimonianze di credenti che si allargano in un modo straordinario io poi ho fatto così, io ho fatto così tutto bene ma dietro le quinte c'è Dio che ci ha chiamati per essere suoi, Sore. Questo è il privilegio che abbiamo, che non possiamo dire che noi chissà che abbiamo fatto, non ci possiamo gloriare, perché la gloria va solo a Dio, perché Lui ci ha scelti a vita eterna e non è una nuova religione una nuova denominazione e un colpo di grazia così potente che ha trasformato la nostra vita e il nostro destino eterno. Io ne parlo in piena coscienza perché secondo la parola del Signore si è manifestato in questo modo nella mia vita e solo a Dio sia la gloria. Gesù ci ha scelti a prescindere, cioè, prescindere vuol dire senza tener conto dei nostri meriti, dei tuoi e dei miei. Perciò non abbiamo nulla da vantarci e che tutto ci è stato concesso per grazia. Nel capitolo 2, verso 9 dell'epistola agli Efesini dice affinché non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Quando noi ci vogliamo mandare, dobbiamo tapparci la bocca e non dobbiamo permettere al nostro cuore di pensare diversamente. Perché la verità è questa. Andarci di che cosa? Signore aiutaci, non trovo le parole come poter dire, ma andarci di che cosa? Se un tuo amico, per esempio, è morto di cancro e tu sei ancora in vita perché hai fatto qualcosa di speciale, se siamo in una posizione che siamo nati in una nazione diversa da chi è nato in una nazione che non riesce a sopravvivere, Abbiamo scelto noi, allora dobbiamo ammettere che c'è al di sopra di noi. C'è Dio, c'è Dio che è presente adesso insieme con noi. E solo per il dono di Cristo, nel verso 8, lo possiamo leggere. Leggiamolo insieme. Infatti è per grazia che voi siete stati salvati. La grazia è una cosa immeritata, mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, cioè è il dono che è Cristo stesso, il quale si è sostituito a noi, si è preso la nostra sporcizia, la nostra veste sporca ci ha dato il suo vestito pulito e noi possiamo avere comunione con Dio. Abbiamo fatto pace con Dio. La Chiesa, i credenti come Gesù, siamo perseguitati in questo mondo. Questa categoria scelta da Dio, non siamo di questo mondo, ti sia chiaro, Sore, fratello. Adesso non si cantano più quei canti del, del, del secolo passato, ci sono tanti bei cantici grazie a Dio, però pare che ci sono solo mosse, però erano consistenti, non voglio tornare indietro, Dio ci aiuti a vivere il presente e in questa nuova generazione che il Signore ricrei ogni la sua chiesa, però c'erano dei cantici che... Il mondo non è più per me, il mondo non è più per me. Di questo mondo non son più, son cittadino di lassù. C'era una convinzione profonda che il mondo era un'altra cosa. Perché la nuova nascita ci eleva a questo livello che noi ci sentiamo che apparteniamo, viviamo per un'altra dimensione, per il regno dei cieli. Gloria sia resa a Dio. Nel mondo, quelli che nel passato sono stati chiamati per servire Dio, non hanno goduto ottima salute in mezzo agli altri, sono stati sempre perseguitati. Se ti succede questo è un segno che tu stai servendo e stai camminando col Signore. Nel capitolo dei, degli eroi della fede ce ne sono alcuni che per mantenere salda la fede hanno sofferto molto. Leggiamolo insieme nel capitolo 11 verso... 38, questo è il libro e il capitolo della galleria degli uomini di fede, dove ci sono esposte le immagini di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonghe e per le grotte della terra. Questa scelta ha un costo. Una rinuncia per un aggrapparsi, si rinuncia e si aggrappa. Mosè rinunciò ad essere faraone, secondo me doveva essere faraone come la figlia di faraone, essendo il figlio della figlia di faraone doveva diventare lui, ma la scrittura dice che fece una scelta. Per volontà sua, in parte, dietro c'era un progetto divino. Dice, ma allora se c'è un progetto divino, io non faccio niente, faccia Dio. No, Dio sa tutto, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Se tu sei un, uno studente o alle elementari o alle superiori, o all'università, Dio già sa se tu sei promosso, sei promosso o no, però ciò non toglie che tu per essere promossa devi studiare. Che lo sa Dio a noi non interessa, noi dobbiamo fare il nostro corso, dobbiamo scegliere di camminare col Signore, cercare. Le cose del regno di Dio si cercano perché le abbiamo perdute. Adamo ci ha rinunciato e poi noi abbiamo fatto la stessa cosa. Ora per riavere ciò che abbiamo perso, lo dobbiamo cercare. Quando tu perdi qualcosa, cosa fai? Nelle parabole di Gesù dice che aveva perso la dramma, muoveva tutti i mobili. È semplice. Questa categoria è stata sempre tenuta al secondo posto in questo mondo e anche a noi è così. Perché la verità è che noi siamo diretti in un'altra direzione. Noi siamo in trasferta sulla terra. Siamo pellegrini. Leggiamo insieme il verso 37 così. Abbiamo un'idea, questa categoria, come saremo? Che cosa possiamo attraversare? Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno, coperti di pelli, di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Leggiamo anche il verso 38. Così guardiamo per sostenere la fede cosa ci può costare. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Deboli ma forti. Proprio come Gesù. Debole l'agnello, forte il leone. Difficile da descrivere. Questa è la Chiesa. Gesù dice in Matteo 16, 18, che cos'è la Chiesa? Anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere coloro che siamo stati scelti. Messi da parte vuol dire la Chiesa che è nata nel giorno, dico giorno per dire nel giorno della Pentecoste. Il Signore ha messo in noi lo Spirito Santo, come testimonia Faraone di Giuseppe. Ecco, lo Spirito Santo che, ave, che ha creato la parte naturale, ricrea la parte spirituale in ognuno di noi. Rileggiamo Giuseppe. Qual era lo scopo di Dio perché lui si trovava lì? Genesi 41-38 dice, il faraone disse ai suoi servitori, potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Alla saggezza che viene da Dio, detto in parole diverse. Ma dietro le quinte, Dio aveva un grande progetto. Solo Dio può fare questo. Perché? Perché il progetto di Dio veniva espresso da Giuseppe. Giuseppe stava dando un progetto al re Faraone che ci volevano 14 anni per completarsi. Un vero e proprio business plan, diremmo oggi. Una vera e propria finanziaria che nessun governo saprebbe fare. Perché se Dio non si fosse servito di Giuseppe, l'Egitto non ci sarebbe più e tutti i paesi intorno che in quei sette anni di abbondanza andarono per sopravvivere. È naturale? No. Lo Spirito di Dio si serve di coloro che camminano con Lui. Oh, gloria al Signore, La, alla saggezza che viene da Dio. In verità, con un progetto di Dio di 14 anni rivelato, sarebbe estinto l'Egitto. Leggiamo nel verso 39. Quando sei grande, Signore, così il Faraone disse a Giuseppe, poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. In realtà dobbiamo ammettere questo perché noi vediamo 5-600 politici che non riescono a gestire la nostra piccola Italia e lì troviamo un carcerato che si va a radere, si va a fare la doccia prima di andare davanti al re e poi amministra. Un potenziale di quelle dimensioni. Che possiamo dire? Solo Dio. Ma cosa aveva lo Spirito di Dio? Noi siamo destinati a un'altra cosa, sorella mia, fratello mio. Io vedo molti credenti che stanno abbattuti come se fossero... No, no, no. Svegliati, sorella. Invoca lo Spirito Santo che ti risvegli, che ci sia sempre quella fiammella accesa che nel momento la tua fede esplode, che in un momento lo Spirito Santo ti unge e sei uno strumento nelle mani del Signore. Anche qui vediamo un membro della Chiesa di Gesù Cristo, anzi. Giuseppe non è un membro della Chiesa di Gesù Cristo, ma è proprio una figura di Gesù Cristo. Non è divino, ma ha lo Spirito dentro di sé. Una figura perché? Perché lui ha attraversato tante difficoltà prima per mantenere quella purezza che lo Spirito Santo richiedeva al suo cuore. Ma poi al momento opportuno... È stato uno strumento potente nelle mani di Dio per salvare l'Egitto, non solo, ma per salvare il popolo di Dio, per dar da mangiare ai suoi fratelli che ne doveva venire fuori il popolo di Dio. E questo è bello, questo siamo chiamati anche noi, a nutrirci dello Spirito Santo e che poi noi, Dobbiamo amministrare le cose dello Spirito, la predicazione del Vangelo è proprio questa che Dio ci chiama. Anzi è un esempio come Cristo, umile ma forte, uno strumento nelle mani di Dio per conservare in vita il suo popolo. E lui lo dichiara. Nel capitolo 50 verso 20 dice così. Oh alleluia, voi avevate pensato male contro di me ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso, sia l'Egitto che il popolo di Dio. Abbiamo letto insieme in Genesi capitolo 1 verso 2 dove Cristo era insieme nella creazione. Leggiamolo un'altra volta. Nel principio verso 2, scusami, <ride> Signore, grazie. Le tenebre erano senza forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Qui è la creazione. In Colossesi 1.16 abbiamo detto che Cristo era seduto nel consiglio mentre si faceva questo. Leggiamo in Colossesi 1.16. Dice, perché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. In Giovanni, capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, troviamo che Gesù è il principio della nuova creazione, quella spirituale, questa volta non della terra ma dell'uomo. Leggiamo questi tre versi. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, la parola è Cristo, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta, fatta, delle cose fatte è stata fatta. E lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Bellissimo. E da Iniziato una nuova creazione spirituale nella vita per un altro regno. Per questo Gesù è venuto qui. Lui è il creatore della nuova vita spirituale dentro di noi. Abbiamo letto in Marco capitolo 1 verso 1. Leggiamo che cosa dice? La partenza del nuovo regno, inizio del Vangelo, del lieto messaggio di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo, quando dice Gesù Cristo, vuol dire il Messia mandato da Dio oppure vuol dire anche... Signore è salvezza. Lui ha portato la salvezza. Il Vangelo di Gesù Cristo. Il Signore è salvezza. Il Vangelo del regno. Nel capitolo 1, verso 14 e 15, Gesù predica il nuovo regno. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo, il Vangelo di salvezza. Leggiamo il prossimo verso. Il tempo è compiuto, è arrivato nel tempo giusto, nella pienezza dei tempi e il regno di Dio è vicino. Perché il Re era presente. Ravvedetevi e credete al Vangelo, il Regno di Dio. In Matteo, nel capitolo 4, verso 17, dice la stessa cosa. Leggiamolo insieme. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Che cos'è il regno? Un nuovo regno, il regno dei cieli. Chi segue Gesù, chi crede in Gesù, è destinato ad una vita nuova per un regno nuovo. Marco, Matteo, predicano il regno dei cieli, predicano, scrivono. Il regno dei cieli per dire un altro regno. Ma nella predicazione, nella lettura di coloro che leggevano e predicavano, si erano creati dei contrasti politici. Che tipo di contrasti politici? Beh, noi possiamo essere fraintesi perché il mondo non ci comprende. Infatti quando predicavano Cristo e predicavano Gesù Cristo morto, le persone che non capivano dicevano che i cristiani adoravano un morto, perché non comprendevano che Gesù Cristo era morto sì per i nostri peccati, ma era risuscitato ed aveva operato nella vita del credente perché la salvezza la sentiamo dentro, ma non la possiamo manifestare. Non abbiamo dentro come una scatola nera dell'aereo, che lo tiriamo fuori e scopriamo la verità, è una verità che viviamo. E perciò predicando l'Evangelo del Regno, nel contesto dell'impero del, dell romano, si stava creando la preoccupazione che questi cristiani che crescevano forti ed c'era uno sviluppo rapido, era una nuova politica che stavano tifando per crearsi un nuovo re, e si creava il problema di essere contrastati perché sembrava un nuovo partito politico che era quello, il, pol, il Partito di Gesù. Loro non sapevano Gesù chi era perché di Gesù ce n'erano tanti in quel tempo, il nome era comune, Salvatore, come noi abbiamo Salvatore. E così Giovanni dovette cambiare il linguaggio. Anziché dire il regno dei cieli o il regno di Dio, Giovanni, che è l'ultimo dei Vangeli scritti, non dice più il regno di Dio per evitare che ci fosse il mal compreso e traduce quello che è il regno di Dio nella nuova nascita, nella nuova vita. Perché in Marco e in Matteo il regno dei cieli equivale al regno di Dio, alla nuova vita di Dio che si sviluppa nel cuore umano attraverso la vita spirituale, lo Spirito Santo. Per non cercare contrasti politici e non essere fraintesi come rivoluzionari facendo tifo per un altro re, Giovanni per dire il regno di Dio dice la nuova nascita. Il cristianesimo non è un'altra religione, il cristianesimo è una vita nuova prodotta dallo Spirito Santo. Infatti Giovanni, anziché dire il regno dei cieli, non scrive il regno dei cieli. Gesù lo dice, ma in altra forma. Leggiamo in Giovanni capitolo 3, verso 3. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nel verso 5 chiarisce ancora e dice Gesù rispose in verità la verità di Dio è questa che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio che cosa vuol dire di acqua e di spirito noi dobbiamo essere prima nati sul pianeta terra infatti noi nasciamo nell'acqua hai sentito dire che noi siamo in una sacca piena di acqua, misteriosamente, come viviamo? Beh, Dio fa le cose per bene. Allora Gesù sta dicendo che noi dobbiamo nascere prima fisicamente in questo mondo, se siamo nati fisicamente, dobbiamo rinascere dallo Spirito, di acqua e di Spirito. Se tu sei sul pianeta Terra, è perché sei nato? Di acqua. Sei stato nell'acqua, sei stata nell'acqua e quando si rompono le acque muori. Ora che sei nata di acqua, ora che sei nato di acqua, hai bisogno di rinascere dallo spirito. Nel verso 3 dice che se non sei nata di spirito santo, non puoi vedere. Leggiamolo. È chiaro che cos'è il cristianesimo? È una vita in preparazione per il regno di Dio. Verso 5 dice che è nato di acqua e di spirito. Nel verso 3 specifica, dicendo che tu devi nascere di nuovo. La verità è che se non sei nato di nuovo, se non sei nata di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Allora il cristianesimo... Non è una nuova religione, un'altra religione come tante. È una rinascita spirituale per essere figli di Dio e vivere la vita dello Spirito che dentro di noi è vivo e ci cambia, ci trasforma e ci aiuta. Nel verso 7 ci aiuta ancora a comprendere è semplice, però dobbiamo andare a Gesù per poter avere, se no non comprendiamo niente. Leggiamo. Non ti meravigliare, forse tu ti stai meravigliando e il Signore già lo sa, ha messo già la risposta, non ti meravigliare se ti ho detto sorella, fratello, shakamassan. Perché il parlare di Gesù shakamassan. Non è a Nicodemo in questo momento. E a te, che puoi essere un grande religioso, una grande religiosa, dice: bisogna che tu devi nascere di nuovo. Non ti meravigliare, puoi cambiare 50 religioni, 50 chiese, puoi fare tutto, ma se non sei nata di nuovo, se non sei nato di nuovo, non ti meravigliare. Tu dici: Ma come devo fare? E dobbiamo andare a chi fa questa opera. Gesù fa questa opera. <ride> Gesù è il capo, Gesù è il re, Gesù lo vuole fare nella tua vita. Non ti perdere a destra e a sinistra, devi andare a Gesù. Dice, Signore, io voglio nascere di nuovo. Piglia la parola del Signore, leggi e chiedi al Signore. Vai proprio in questo capitolo e dì, Signore. Io sono un grande religioso, una grande religiosa, supero a Nicodemo. Ma io adesso cosa devo fare? E vedrai che lo Spirito Santo ti dà le risposte: Dichiara, Gesù dichiara che lui è venuto dal cielo per fare questa opera. Leggiamo il verso 13. O la vuole fare nella tua vita oggi? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo, cioè Cristo, Dio che è venuto in altra forma come Dio in mezzo a noi per fare questo innesto, questa trasformazione. Chi lo può fare? Gesù, Gesù, Gesù. Per dare, lui lo può fare perché lui. Ha dato la sua vita. Nel verso 14 dice che lui sarà esposto come era esposto il deser nel deserto il serpente di Ra. Tutti quelli che guardavano a quel serpente, si fermava la forza del veleno nella loro vita e riacquistavano la vita. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Ciò vuol dire che questo popolo nuovo che è il popolo di Dio, per poter ricevere questa vita nuova, deve guardare a Cristo, il nostro capo, duce e compitor di fede. Vuoi ricevere la vita nuova? Devi andare a Cristo. Tu è facile che dici, ma io vado da Maria. Maria non ti dà la vita nuova, ti racconta la sua storia che è stato uno strumento nelle mani del Signore, ma non ti può dare la vita nuova perché questo è solo Cristo che la dà. E credendo in lui abbiamo la vita eterna. Leggiamo il verso 16, perché qui Dio Cristo è lo Spirito Santo che si trasferisce e ci rivela questo cambiano la tua vita, Poiché, perché Dio ha tanto amato il mondo, non il mondo naturale, l'uomo, l'essere umano, che ha dato il suo unigenito figlio, l'unico del genere, per fare cosa? Perché quando tu credi in lui non perisci mai la vita eterna, cioè entri a far parte di coloro che fanno parte del regno di Dio. Ecco vita eterna. Non dice entrerai nel regno dei cieli, ma hai la vita eterna, che corrisponde alla predicazione, alle parole che usava Matteo, Matteo che usava Marco, ma qui dichiara con chiarezza che hai la vita eterna, la vita di Dio nella tua vita. Il cristianesimo non è un'altra religione. Il cristianesimo non è neppure confusionata come tante religioni l'hanno confusionata, l'hanno imbavagliata, l'hanno piena di tutt'altro che il messaggio di Cristo. Cristo salva, Cristo guarisce, Cristo battezza nello Spirito Santo, Cristo è il Salvatore del mondo, Cristo è colui che sta per ritornare perché Gesù Cristo è lo stesso come era nell'eternità fin nell'eternità. Infatti nell'epistola agli ebrei, nel capitolo 13 verso 8, ci ripete una cosa importante. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, nel tempo, nell'eternità, oggi, e in eterno. Cristo è il Salvatore e vuole essere oggi il tuo Salvatore se tu vai a Lui. Lui è il centro dell'universo. Lui è il nostro Dio e noi siamo testimoni. Siamo testimoni di Cristo. Sì, sai perché? Perché abbiamo sperimentato la salvezza in Cristo che ha cambiato la nostra vita ha messo una nuova speranza che è tanto forte che ogni giorno ci dedichiamo con una passione nuova per testimoniare che Cristo ci ha salvati e che Cristo ti vuole salvare. Preghiamo insieme. Signore ti prego per la sorella, per il fratello, che in questo momento sono perplessi, si pongono la domanda, si meravigliano. La verità è che tu vuoi cambiare la sua vita. Non ti meravigliare, ha detto Gesù, se ti ho detto che devi nascere di nuovo. Tu, per conoscere Cristo, devi andare a Cristo. Lui è la porta, Lui è la via. Senza di Lui non c'è salvezza. Questo dice la Scrittura. E io sono portatore della parola di Dio. Questo ti dico per autorità che Dio mi dice di dire a te in questo momento. Senza Cristo sei perduta. Senza Cristo non c'è salvezza. Tutto il tempo che perdi in altre direzioni è un tempo perso e vai all'inferno. Cristo ti vuole salvare. Lo vuoi ricevere nella tua vita oggi? Voglio pregare insieme con te, con te personalmente che vuoi una nuova vita, la vita dello Spirito di Cristo. Prega insieme con me. La Scrittura dice che se noi due, ci due si accordano, il Padre risponde, io mi voglio accordare con te. Metti la tua mano verso la mia, come dire, ci mettiamo insieme per andare al Signore. Signore, ti presento la sorella, il fratello, che in questo momento desiderano che vengano toccati dallo spirito tuo santo, Oh spirito santo di Dio avvolgi la influenza, la influenzalo in questo momento che senta la tua presenza, sì signore, sì signore, sì signore, nel nome di Gesù, sita rala rakatala santo. Ringrazia il Signore, di Signore ti ringrazio che oggi hai parlato al mio cuore. Ti chiedo perdono che non ho fatto questo prima, ma ora. Ti voglio nella mia vita, Signore. Ti chiedo perdono di tutti, tutte le, le, le cose che ho fatto fino in questo momento che ho dispiaciuto a te. Vieni nella mia vita lavami col tuo sangue, purificami, riempimi dello spirito tuo santo e da questo momento, Signore, Shagamassanta, voglio camminare con te fino all'ultimo respiro. Grazie, Signore, che oggi mi hai parlato. Amen, amen, amen. Mettici un bel amen. Amen vuol dire «così sia» come tu hai fatto un patto col Signore oggi. Dillo ad alta voce che lo sappia il diavolo e tutti i suoi, i suoi alleati che tu oggi hai scelto di camminare con Gesù, perché lo Spirito Santo ti avvolge con la sua luce, con la sua potenza, ti influenza e le forze delle tenebre non possono più restare come quando accendiamo la luce, non resta più l'oscuro nella stanza, così è nel tuo cuore. Prendi nota dove abbiamo letto, se ci sono dei versi che ti hanno parlato vai a rileggerli perché lo Spirito Santo ti dà altra luce. Il regno di Dio è una nuova creazione. Genesi 1, 2, Colossesi 1, 16, Ebrei 1, 2, Genesi 41, 38, Giovanni 11 da 49 a 52, Primo Pietro 2, 9 e 10, Matteo 2, 6, Efesini 2, 11 a 18, Giovanni 15, 16, Efesini 2, 9, 2, 8, Ebrei 11, 38, 11, 37. Matteo 16, 18, Genesi 41, 38 e 39, Genesi 50, 20, Giovanni 1, 1 a 3, Marco 1, 1, Marco 1, 14 e 15, Matteo 4, 17, Giovanni 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 13 e 14, 3, 16. Leggi questo capitolo, il capitolo 3 di Giovanni. Vai a leggerlo con spirito di preghiera, nel dire: Signore, io ho bisogno proprio di questa nuova vita. Tutte queste frattaglie, questa vita vecchia, questa roba che tengo dentro di me mi infastidisce, voglio essere rinnovata, voglio essere rinnovato. Fammi comprendere, come Nicodemo. Nicodemo andò di notte per timore dei giudei, ma tu va di notte, di giorno, non ti fermare perché lo Spirito Santo. Vuole operare nella tua vita. Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19.30 con altri tre o quattro pastori e continuiamo ad annunciare la parola di verità, la parola di Dio. Dio ti benedica, grazie di essere stata, di essere stato con noi. Condividi questo messaggio porta la buona novella in lungo e in largo perché noi credenti siamo il braccio lungo di Dio per annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Mettilo sui social, sui tuoi amici, mandalo a chi il cuore ti dice di ascoltare il Vangelo perché tu credente sei uno strumento di salvezza per quelli che ti circondano. Tu sei come Giuseppe, che Dio si serve di te per nutrire la famiglia di Dio, per far crescere il popolo di Dio. Noi credenti dobbiamo fare questa opera perché abbiamo sperimentato la nuova vita dello Spirito e quando testimoniamo non testimoniamo sul sentito dire, ma perché viviamo questa nuova vita della presenza dello Spirito Santo in noi. A Dio sia la gloria e solo a Dio. Pace, ci vediamo stasera a Dio piacendo. Dio ti benedica.